Ma voi lo sapete che i disturbi alimentari sono politici? Guariti a destra e deviati a sinistra. Oh mio Dio, che offesa incredibile! Oh mio Dio, ci fai ammalare tutti! Siccome di qua probabilmente oggi passerà l'esercito dei triggerati, voi, i miei iscritti, per favore li tengano lontani, non li facciano iscrivere a questo canale perché si ammaleranno ancora di più di quanto già non lo siano. Allora, intanto ho cambiato la location dei video perché ho perso la luce, ho perso la connessione, ho perso la TV, però io sono guarita dai disturbi alimentari perché non mi ferma più nulla, ok? Non mi faccio più offendere né dalla vita né dagli eventi. Quindi vado avanti. Ho i capelli zozzi, la cucina strasporca, vivo nello squallore più totale, senza internet, senza niente, ma sempre con begli abiti, sono vestita di tutto punto. Se riesco a non distruggere la cucina di mia sorella, parleremo di disturbi alimentari assieme a Giorgia Meloni. Non ce l'ho qui in carne ed ossa, ma mi piacerebbe averla veramente molto. Anche io non sono di destra, sono una ex sinistroide che ne ha il cazzo pieno della wokeness della sinistra. E anche di tutto quell'attivismo per i disturbi alimentari di sapore femminista con i cancelletti, le chioccioline del cazzo. Per cui stasera andrò a dire perché non sono d'accordo con Giorgia Meloni e perché invece sono molto d'accordo con Giorgia Meloni e quello che ha detto sulle devianze, sui disturbi alimentari come devianze. Ebbene sì, Giorgia Meloni ultimamente è nell'occhio del ciclone, lei ha anche la sua mamma obesa, questa è una sua definizione, perché ha detto che le devianze giovanili come hikikomori, cyberbullismo, bullismo, disturbi alimentari, ludopatia e quant'altro sono prevenibili e curabili con sport e cultura. Oh mio Dio, quando ho letto questa boutade proprio di sapore un po' ventennio, un po' molto di destra, ho detto oh, che cazzo. Allora, io sono adulta e vaccinata e ripeto, sono guarita perché so contestualizzare quello che leggo e so mettere le cosine nel mio cervello al loro posto. Mi ho detto sicuramente la sinistra va fuori di testa. Allora ho pensato o Giorgia Meloni ha un press office, qualcuno che si occupa della stampa molto pazzo oppure molto ignorante. Molto probabilmente sa che ha detto una cosa grossa in piena campagna elettorale, farà incazzare mezzo mondo. Invece io mi sono focalizzata più che altro sul messaggio di buon senso che ha detto. Lei purtroppo è uscita con una cosa infelice, devianze, ha messo sotto il cappello delle devianze, che è un termine veramente stigmatizzante, giudicante, con cui non sono d'accordo, sia patologie che comportamenti violenti, per cui questa cosa sì è veramente molto infelice, però il resto del messaggio era praticamente curare i disturbi alimentari con sport e libri e cultura, era quella che diceva mia mamma quando mi abbuffavo a un certo punto, diceva Stefania cazzo, leggiti un libro, anzi no. Mi diceva leggiti Vogue America perché io leggevo solo quello. Oppure va fuori nel campo a fare un po' di sport. A un certo punto mia madre, che è tutto tranne che fascista, diceva esattamente questo. E quindi probabilmente qualche anno fa su questa boutade nessuno si sarebbe rotto il cazzo a fare post e contropost. E invece la sinistra si è veramente, ovviamente, suscettibile, triggerata, la sinistra politically correct ha fatto subito uscire i suoi rimbrotti nella persona di Letta. Beh, Letta, da quando hanno detto stai sereno, Letta veramente gli hanno non imbrocca una, perché che cazzo ha fatto Letta? Ha detto viva le devianze. Allora, Letta, se lei ha fatto un'uscita, non si sa se pilotata o no, poco felice perché poi ha cancellato il posto, tu che cazzo fai? Riprendi la stessa. La polizia giustamente si è affrettata a dire: beh, quello che dice Letta probabilmente è molto più pericoloso di quello che ha detto la Meloni, perché viva le devianze come diversità, beh, se permetti disturbi alimentari, comportamenti violenti, io per me non sono diversità, per me sono patologie o comportamenti, appunto, criminalità da risolvere in fretta anche. Quindi diciamo che Giorgia Meloni
Meloni è uscita con una frase, non so, ripeto, se geniale o ignorante, a distruggere la sinistra. Ma lasciamo il campo politico, del quale parlerei molto 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 volentieri, ma io non mi occupo di politica, anche se i disturbi alimentari sono politici, e passiamo proprio al domain dei disturbi alimentari, il quale anche quello è politico, perché ultimamente appartiene molto 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 veramente catturato da una certa coté di femminismo con tanto di asterischi e wokeness, e che è anche attivista per i disturbi alimentari, e questo combina per me di disastri assoluti. Adesso ne parleremo molto molto velocemente. Allora, innanzitutto si è espresso sulla questione subito Leonardo Mendolicchio, che è un noto psichiatra che lavora presso un centro di disturbi alimentari, adesso non ricordo, a Verbania, veramente sono ignorante di questo, so che è un esperto di disturbi alimentari, e ha detto qualcosa con cui non concordo. Certo che Giorgia Meloni ha sbagliato, certo che i disturbi alimentari non sono devianze, ed è terribile chiamarli così, sono patologie, sono malattie psichiatriche. Ma poi Mendolicchio torna su una cosa su cui io non sarò mai mai d'accordo. Mendolicchio dice: se le chiamiamo devianze, facciamo passare il messaggio che c'è una scelta dietro il disturbo alimentare e un capriccetto. Ritorno dicendo molto velocemente, perché l'ho già detto, bene, allora Mendolicchio, per favore, non deresponsabilizzi le persone con i disturbi alimentari. C'è una parte che non ci sta per la malattia che ha, non ragiona e non decide nulla della propria esistenza in quel momento, e c'è una parte che invece sceglie anche di avere un disturbo alimentare. Una di queste sono io, parlavo con una mia iscritta su YouTube dicendo che quella volta lì che mi sono ammalata di bulimia nervosa, i vari tricks, eravamo a Londra in Erasmus, per mangiare e vomitare ce li passavamo tra di noi, non via WhatsApp, ovviamente non via social, ne parlavamo molto di come fare a liberarsi del cibo, erano anche soprattutto gli studenti più svegli che facevano queste pratiche oscene, ma io ho iniziato per gioco, all'inizio neanche mi interessava, poi vedevo che ero probabilmente un'autostima bella, frantumata, ma ho scelto nella maniera più assoluta di iniziare per gioco, non mi ha sparato nessuno, ho iniziato per gioco, poi ho visto che ci stavo pure bene nel mio disturbo alimentare, e certo non ho scelto io di stare male per 25 anni, mai avrei saputo che mi sarei distrutta la vita, ma al momento ci ragionavo sulla cosa, e come, e in maniera molto cinica, c'erano alcuni studenti che si vantavano con chiunque del fatto che bastava che si toccassero qua, mi ricordo tal Lorenzo diceva: basta che io mi tocchi qua che comincio a vomitare. Allora, quando lei, Mendolicchio, deresponsabilizza completamente le persone nei disturbi alimentari, fa un errore, allontana le persone dalla guarigione. Io ne sono certa di questa cosa qua. E sa cosa? Io quando ho smesso di mangiare e vomitare, io ogni giorno scelgo di non riammalarmi più di bulimia nervosa, perché quando ho la giornata storta, ho la giornata bastarda, la giornata triggerante, stressante, non voglio usare la parola triggerante, non mi piace, quando la giornata stressante, una volta aprivo il frigo, mi riempivo e poi vomitavo. Adesso che scelgo ogni giorno di non riammalarmi, di non tornare in quei comportamenti disturbati, mi faccio 4 piegamenti davanti alla TV. Mia madre mi avesse costretto quella volta là probabilmente a utilizzare lo sport prima con il quale mi sono salvata il culo parecchie volte, no? Non soffro di iperattività, però quando la giornata storta decido consapevolmente di non aprire quel, perché non ci voglio più tornare nella malattia. Quindi è una scelta quella di essere malati di disturbi alimentari? Sì. È una scelta di capriccio? No. È una scelta che va colpevolizzata? No, perché è una scelta malata, ma è una scelta sofferta, una scelta con la quale io soffrivo ogni volta che dovevo farlo. Certo che soffrivo perché ero malata, è una scelta molto sofferta, in cui le persone non credo che si divertano a dover scegliere la malattia piuttosto che affrontare la vita vera fuori, perché per me,
per me è stato molto molto doloroso, certo, ma si sarebbe trattato di affrontare il mondo fuori. Per me il mondo fuori era brutto, io non volevo sapere, ero con sempre sempre molto depressa, offesa, tutto il mondo ce l'aveva con me, io non ne parlo in termini giudicanti di nessun tipo perché sono stata quello, però è così, e ho deciso consapevolmente, con una scelta sofferta, di riversare tutta me stessa in qualcosa che credevo che al momento mi aiutasse, ma l'ho sempre fatto, anche e soprattutto negli ultimi anni, in maniera molto cinica. Quindi, per favore, restituiamo i disturbi alimentari, certo, non alle devianze, alle malattie psichiatriche, ma diciamo le cose come stanno. Quando sono andata al centro di disturbi alimentari San Vito al Tagliamento, la prima cosa che hanno chiesto a mia madre, quando mi ha accompagnato, signora, sua figlia, perché io ero titubante, ho detto di no a una clinica, sua figlia vuole farsi curare o no, vuole uscirne dai disturbi alimentari, perché se non vuole farsi curare, non vuole uscirne, noi non la vogliamo, questo è tempo perso. E so che questa cosa qua è stata detta anche ad anoressiche con un sottopeso molto molto grave. Signora, se sua figlia ha deciso che non vuole mangiare, che non vuole farsi curare, noi qua dentro in clinica non la vogliamo. Questo, che ha buon senso, vi dice tutto. Quindi non sono assolutamente d'accordo con Mendolicchio a proposito della volontà e della scelta, ma non è tanto Mendolicchio che mi fa pensare, ma quanto gli attivisti che poi hanno raccolto Giorgia Meloni, veramente gliel'ha messa su un piatto d'argento, alla sinistra, e anche l'attivismo per i disturbi alimentari, perché l'attivismo per i disturbi alimentari ha l'abitudine di leggere ovunque microaggressioni alle quali poi corrispondono delle macro offese. Oh mio Dio, cosa hai detto, cosa non hai detto? E questa volta Giorgia Meloni ve l'ha schiaffata bene, 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 e fate benissimo ad essere offesi. Però, cari attivisti dei disturbi alimentari, voi ci avete l'abitudine di far offendere tutto il mondo, cioè di obbligare quasi le persone a offendersi per tutte le cose che girano sui social, che a voi non piacciono, che sia una persona magra, che sia una persona che vuole dimagrire, che sia la diet culture, che sia una dieta, che sia Elisabetta Canalis, tutto vi fa incazzare, salvo poi dire, sfatiamo il mito che i disturbi alimentari derivano dai social. Eh sì, farò un video a parte su questo, perché mi avete veramente, con la scusa delle chiocciolette, dell'inclusività, della joie, di aiutare il prossimo, non ci siamo proprio. Costringete le persone ad offendersi per qualsiasi cosa. Allora, cari attivisti per la salute mentale, quando la Lamorgese nel 2021 ha chiamato le devianze, ha usato la stessa espressione devianze giovanili, dicendo appunto sempre con un progetto con la Polizia di Stato di riqualificare i centri sportivi nelle periferie per far uscire le persone malate di queste devianze, utilizzando appunto lo sport, che appunto un progetto positivo, un progetto che riqualifica, che sostituisce le brutte cattive abitudini con abitudini più sane, nessuno ha detto niente, se ne è accorto Guido Crosetto, neanche voi care attiviste femministe di sinistra, nessuna di voi ha detto cazzo la Lamorgese, perché ovviamente è di sinistra pure lei, la Lamorgese ha utilizzato devianza. Allora là non siete andati a dire alla Lamorgese, ma la terminologia, perché adesso ho visto che siete andate dalla Giorgia Meloni a fare il post, no? Il post saputello, classico radical chic. Cara Giorgia Meloni, l'obesità non è un disturbo alimentare, sono due cose differenti. Ma no, è inutile che ci ai malati non gliene frega, i malati di disturbi alimentari vogliono guarire, non gliene frega un cazzo di queste quisquilie, gliene frega, è un emerito cazzo che l'obesità, che la mamma della Meloni, vogliono guarire. E voi, facendoli offendere per qualsiasi butad, li terrete. Io vi metto una mano sul fuego che i malati di disturbi alimentari, seguendo voi, non guariranno mai. Allora, non è colpa dei malati di disturbi alimentari se si triggerano per qualsiasi, che sentano la parola magra, che sentono, perché sono stati abituati da voi, la cultura imperante, di farli offendetevi se vi parlano di diet culture, offendetevi, non è colpa loro, perché i malati di disturbi alimentari sono veramente
veramente persone che hanno bisogno di aiuto, di molto aiuto a livello psichiatrico. Però è colpa vostra, vi dichiarate guariti dal disturbo alimentare, vi dichiarate attivisti per i disturbi alimentari, ma fate ammalare di più le persone. Care attiviste, la Giorgia Meloni... Aiuto, scusatemi, mi sto rabaltando qui in cucina. La Giorgia Meloni ha detto una grande cazzata e questa ve la passo. Ma pensate alla povera Risa. La povera Risa ha detto che a un certo punto è apparsa gran figa. No, non ditemi di no, sta molto meglio con qualche chilo perso. E tra tutti i bei commenti saltano fuori i post delle attiviste per i disturbi alimentari. A Risa, quello che tu fai col tuo corpo non ci riguarda. Assolutamente non dovevi dire che sei dimagrita con un digiuno. Arisa non ha detto che ha questo stile di vita. Arisa ha detto che è dimagrita a causa di sofferenza per amore, quindi evento straordinario, e ha fatto un digiuno per quello. Ho smesso di mangiare. È successo anche a me a 17 anni, quando mi ha dato un morosetto e mi ha dato un calcio nel culo. Quella è stata la prima volta che ho smesso di mangiare. Non è un'incitazione all'anoressia. Perché fate passare il messaggio? Quello che ha detto Arisa è una story time. Arisa ha raccontato questo, che fa molti molti like, i titolisti ci hanno giocato, lei pure, e voi siete offesi da quello che ha detto Arisa, che non è diventata anoressica, non ha malattie alimentari, ma voi utilizzare il digiuno e la parola digiuno per voi è triggerante. Avete rotto il cazzo anche alla nipote di Elisabetta Franchi, che perché sì, la responsabilità, porca puttana, i personaggi famosi come Giorgia Meloni o Arisa hanno la responsabilità di dare, no? Perché sono le istituzioni, perché sono politici, perché parlano, perché quel cazzo che volete voi, hanno un patto sociale con il pubblico, non devono dare messaggi microaggressioni, perché ci macro offendiamo, giusto? Perfetto. E allora perché siete andate anche a rompere i coglioni alla povera nipote di Elisabetta Franchi, che tutto è tranne famosa, è solo nipote, avrà qualche dinero in più, qualche gonnellina in più? Perché cazzo avete rotto i coglioni pure alla nipote di Elisabetta Franchi, che ha detto, ho messo su diversi chili, mi piacerebbe dimagrire? Allora non è vero quello che sostenete, non è vero quello che sostenete, che ognuno fa quel cazzo che vuole col proprio corpo. Rompete il cazzo a tutti, famosi e non famosi. E che Arisa abbia un patto sociale col pubblico non c'è scritto da nessuna parte. Le uniche che hanno un patto sociale con il loro pubblico siete voi, perché l'avete detto, siete attivisti per la salute mentale, per i disturbi alimentari. Quindi quando triggerate voi, strumentalizzate voi le persone, queste non usciranno mai di disturbi alimentari. Sapete perché? Perché l'unica maniera di risolvere un disturbo alimentare è quello di guardare il nemico, contestualizzarlo, come ho fatto io con la frase della Meloni, contestualizzarlo e dire, esiste una persona magra? Perfetto, esiste la modella magra? Benissimo, ha diritto di esistere? No, Instagram gli mette il sensitivity content, perché certo, perché è woke quanto voi, tra forza di asterischi, di cancelletti, è tutto censurato. Ad un certo punto qualcuno vi ha pure detto, non si potrà più dire un cazzo, quando c'è la ricetta tal dei tali vi incazzate, perché questo fa male a chi... Fa ammalare di disturbi alimentari. Mio padre, che era un alcolista, cazzo, avrei dovuto dirgli per guarire dall'alcolismo, cazzo, vada a Jack Daniels e digli che smettano di produrre, perché te, porca puttana, ti fa ammalare di disturbi alimentari. No, non gliel'ho mai detto, povero uomo, è morto prima. Perché? Perché aveva dei problemi psichiatrici molto, molto, molto più profondi. Non era la pubblicità del Jack Daniels a farlo ammalare. Quindi, per favore, avete delle semplificazioni talmente assurde che sono... mi dispiace, di un terra terra politico, che è una cosa pazzesca. Io sono pagata per dire le cose come le vedo e come stanno, però vi dico questo: voi fate questi post del cazzo per prendere due like, non c'è altra, per me non c'è altra. Cioè, sono talmente terra terra questi post, talmente offesi, talmente triggerati da qualsiasi cosa, che sia dieta, la parola dieta, qualsiasi cosa ormai offende. Allora, le persone offese che non sanno contestualizzare che Arisa ha sofferto in quel momento, ha perso 20 kg perché il moroso l'ha fatto soffrire, che non sanno contestualizzare che le diet culture esiste perché qualcuno
qualcuno ha bisogno fisicamente, dal punto di vista della salute, di dimagrire, che poi noi ci ammaliamo di disturbi alimentari, è un'altra cosa ancora, non c'entra nulla. La diet industry esiste ed esisterà sempre, a qualcuno serve, a voi no, perfetto, qualcuno vi ha detto cambiate canale e non rompete i coglioni a tutto il mondo. Benissimo, non l'avessero mai detto, Giorgia Bellini, che ha sofferto di disturbi alimentari, non so chi cazzo sia, ha scritto una lunga lettera alla Meloni, le malattie, le devianze, sono devianze, sono malattie psichiatriche, quanto ho sofferto nella mia cameretta, bla 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 bla, le solite cose, bla bla bla. Alla fine, quello che mi è rimasto di quella lunga lettera è: voglio che Giorgia Meloni mi chieda scusa. Ma chiederti scusa di cosa? Perché cazzo sei tanto offesa? Voglio che Giorgia... Questo è... Non so se lei è una millennial, Giorgia, mettiamo che sia una millennial. Questo è lo spirito dei millennial. A microaggressione, devianza, la parola infelice, corrisponde macro offesa. E Giorgia Bellini, che è uscita dall'anoressia, dalla bulimia nervosa, adesso si ammalerà di nuovo perché Giorgia Meloni ha detto questo. E se non le chiede scusa, si ammalerà per 16 anni, non 8, di quanto è stata malata. Rendiamoci conto. Poi a finire, manca tutta, no, comincio io a rompere i coglioni, poi c'è la quarantenne, poi c'è la trentenne, arriva l'ex malata di disturbi alimentari di 17 anni che dice: cara Giorgia Meloni, bla bla bla, perché tu sai quanto mi hai ferito, quanto ho sofferto, quanto mi sono malata per queste tue parole, bla 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 bla. No, a un certo punto dice: sai, cara Giorgia Meloni, quando mi vedono per strada e mi dicono cazzo quanto sai bene di aspetto, io sto sempre malissimo, mi ferisco, perché so che vogliono intendere che io sono ingrassata. Ho detto: no, cazzo, questa è una di quelle che si incazzano se le dicono quanto bene stai oggi. Ah, porca puttana. Allora, cara 17enne ex malata di anoressia nervosa, a me dispiace tanto per il tuo percorso, però io ti posso dire una cosa: invece di rompere tanto i coglioni, prendi, come ti ha detto Giorgia Meloni, ti siedi nel banco a fianco a lei, prendi un libro e leggi la Divina Commedia, e poi cazzo te ne vai a fare una corsa nel prato e non rompi più i marroni.